Ragazzi, vi ricordate Terra Chiarese Trail? Ecco, qualche settimana fa abbiamo costruito un nuovo trail in Brianza, fighissimo, abbiamo fatto delle feature fantastiche, ma non abbiamo finito di costruirlo. Infatti questa è la seconda parte di quel video. Quel giorno avevamo testato step down e questa rampa, questo mega space shuttle, questo salto lunghissimo. Vi avevo detto che non lo provavo, ma in realtà ragazzi, i veri trail builder le testano le cose anche prima di costruire gli atterraggi. Ok, vado. Easy, hai visto? Ti va di là, easy bro. Senza nessun problema ed è ancora molle. E adesso ragazzi, costruiamo veramente il landing. Abbiamo deciso di lasciare giù questo ceppo perché è troppo sbatta toglierlo. Lo copriremo di terra, ragazzi. Legni e terra. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss. Dopo una mattinata a trovare legna per riempire sto landing, che comunque è bello largo, siamo su 2,5 metri, così si possono azzardare un po' di whippate. Abbiamo riempito di foglie tutto l'atterraggio così da riempire tutti i buchettini. E adesso terra, terra, terra. Under the stars, guardate la quantità di acqua che c'è sulla mia fronte. Decisamente l'opera di questo trail più lunga che abbiamo mai fatto fino adesso. Figurazione alboretica, vai. Uno, due, due e mezzo. Alto. E ti arriva al ginocchio, eh. E comunque di gap, tenete conto ragazzi che l'alboreto ha un'apertura alare di circa 4 metri. Chiaro. E non è un saltino comunque, ragazzi. Poi è bello perché è anche ingheppabile se ci pensi. Ti arrivi corto almeno, non puoi raccontarlo. No, per adesso l'abbiamo fatto chiaramente per il video non ingheppabile. Cioè lasci lì la bici, la corona, qualsiasi cosa. Ma ci penseranno i locals a renderlo ingheppabile. Un applauso ai locals. No, loro che sono qui più spesso di noi, gli abbiamo detto, avranno in futuro il duro compito di stondare i salti, rendere tutto più easy, creare qualche chicken line in giro, così i salti diventano proprio fattibili per tutti. Per chi non avesse visto il primo video, ragazzi, abbiamo costruito questo trail che si chiama Terra Chiarese. Chiaro! Chiara associazione. Dopo questo salto, ragazzi, rimangono solo due feature. Esattamente in questo punto ci sarà un curvone molto alto che finirà con un salto. Il kick sarà proprio qui e l'obiettivo è saltare via questa curva già esistente che hanno costruito i ragazzi e atterrare in quella conca là dietro, ragazzi. Qui si raggiungeranno velocità supersoniche, ragazzi, perché in fondo il nostro obiettivo è fare il salto del whip off. Infatti i ragazzi avevano costruito questa rampa, uno step upino, però il brutto di questo step up è che dal discesone che si arriva prima bisogna frenare tantissimo per farlo. E invece immaginatevi saltare da qui, atterraggio qua, e c'hai tutto l'atterraggio che vuoi in discesa fino là in fondo. Un salto secondo me che si aggirerà attorno ai 10 metri, con la rampa chiaramente molto molto piatta, slavata. E inaugureremo questo salto facendo whip off Brianza, ragazzi. Alla fine abbiamo deciso di raccordare il landing del saltone alla curva successiva con questo micro step down, perché c'era già una gobba in entrata e una gobba in uscita. E adesso qui abbiamo già raccolto un sacco di legno perché dobbiamo fare una sponda altissima, perché qui ragazzi si entrerà a Mach 5. I ragazzi hanno lavorato tanto oggi, tra l'altro ci ha appena raggiunto anche l'Ivo Pasquettivo, quindi una barrettina a testa. Ivo, volevi quella al mango? Ah, ti do quella al cookie. Codice faraone per extra 15% di sconto, link in descrizione. Buone. Occhio, arriva, arriva, arriva. Aspetta che lo prova. Occhio. Dai, tira. Oh, shit. Ci stava. Sì, che bella incrocchiata che hai dato. Era qui, ha detto che lo provava lui. Dai, allora, 4 persone hanno provato, 2 sono arrivati. No, nel video nessuno l'ha provato. Ah, ok, niente, ciao.
Benvenuti in un altro giorno nel Bosco delle Meraviglie. Ti sei fatto la barba? Sì, me la son fatta. Ma no! Vedi? Ma figa, aspetta, è sporca. Hai mai visto un boscaiolo senza barba? Io non sono hai mai visto un boscaiolo senza barba? Non sono un boscaiolo, sono un cittadino. La barba incolta, lunga, deve essere come la foresta, ragazzi. Quinto giorno di lavoro, 5 giorni di lavoro intensissimo. Altro che Michelino Molteni col suo bunkerino dei bambini. Il giocattolino ha fatto il buchettino dentro. Michi costruisce il saltino dei piselli, il buchetto. Noi stiamo ristrutturando un bosco. C'è Lenin quello lì che ci avrà tre volte la terra del mini bunker. Non siamo in tendenza, perché? Non capisco. Eppure scaviamo uguale, ragazzi. L'unica cosa è che purtroppo, vabbè, non possiamo essere così simpatici come il Michelino Molteni, perché ci abbiamo l'arboreto. È tutto lì la differenza, però vabbè, ci accontentiamo. La tecnica per schiacciare bene le curve, ragazzi, è puntarsi col rastrello. Mi sa che si è crepata una pianta da qualche parte. Ok, adesso è veramente una figata, ragazzi. Questa è la visuale e guardate lì. Ragazzi, guardate che autostrada che abbiamo fatto per finire su questo micro trail gap, lo chiamerei. Da qui già si capisce di più. Molto molto liscio, lineare, facilissimo, sarà quasi da schiacciare. Adesso è da costruire un mini mini landing qua, sfruttando il dietro della curva che hanno fatto i ragazzi. Lo riempirò con, ragazzi, purtroppo questi stronzi, i ceppi. Puttana, se pesa. Vedete che fine fanno questi stronzetti di ceppi? Così imparano a essere sottoterra, incastrati. Adesso, ragazzi, si sta alzando un po' il vento e abbiamo sentito qualche tuono. Sta arrivando, quindi dobbiamo abbandonare. Finiremo l'ultima feature nei prossimi giorni, sperando che sia proprio l'ultimo giorno, e poi finalmente proveremo Terra Chiarese Trail. Che cazzo, ma vaffanculo. Porca di quella puttana il trail! Ragazzi, ieri grandinata della Madonna. Davano tanta acqua, ma non ci aspettavamo così tanto, eh. Il bosco adesso qua è bello bagnato, ci sta per la terra, ma ho paura che abbia distrutto tutto. No, no, dobbiamo rifare tutto. Invece no. Invece no, ragazzi, è abbastanza molle la sigua, però devo dire che ha retto bene, ragazzi. È passato anche qualcuno in bici, non so quando. Sì, questa pioggia in realtà è stata proprio utile, perché almeno fa compattare bene la terra, e se ci passiamo un po' sopra poi in bici, a piedi, eccetera, eccetera, diventano di cemento e non si muovono più sti stronzi. Oggi, sesto giorno, come disse Gesù, Dio, non Gesù, come Dio ha creato il mondo, noi abbiamo creato il trail, ragazzi. Mamma e domani riposo. Salutiamo il vecchio Kick e noi dobbiamo fare uno molto più morbido. Facili da togliere? Sì, facilissimi. Vanno via da soli, si stappano. Ragazzi, dopo una mattinata intera a togliere il ceppo, l'abbiamo tolto. Adesso lo seppelliamo nella sua tomba, bastardo. Ci abbiamo messo tutta mattina per toglierlo questo qua. Sì.
7 giorni per costruire un 3, ragazzi. Sì, perché ieri alla fine non abbiamo finito. Avevano detto che finivamo e c'era stato invece no, 7 giorni. Abbiamo finito tutto stamattina, ragazzi. Landing immenso dietro di me. Alla fine abbiamo deciso addirittura di sbatterci e fare un curvone finale, proprio perché abbiamo detto: ma è un salto così grosso, si arriverà a 300 all'ora, quindi meglio fare una curva prima di finire giù in fondo nel fiume. Quindi per quest'ultima feature abbiamo rifatto completamente il kick. L'abbiamo fatto molto più slavato perché adesso il gap è importante. Dieci passi allo sweet spot, ragazzi, cioè dove bisogna atterrare. La velocità mi sa che sarà elevata. Così adesso facciamo il test e lasciamo giù la prima marca, la prima tire mark, ragazzi. Vamos. Mi fa male, oh, sai che mi fa male le mani a stringere il manubrio? Ragazzi, vedere questo panorama in Brianza, vedere i trail così, mi fa sorridere un pochino, devo essere sincero. Cioè, mi rende orgoglioso di quello che abbiamo costruito. Bene, test del salto in lungo adesso, ragazzi. No, anzi, questo come l'hanno chiamato? L'ininghepabile lo chiameremo. Ok, test del salto non ingheppabile. Via. Va qui. Va qui. È facilissimo. Ma come fanno a ingepparlo? È veramente una cazzata. Cioè, non è che non ho neanche un lato io in rampa adesso, eh. No, diciamo la verità in camera. In realtà io non l'avevo ancora provato, ma qualche ragazzino mi ha detto: posso provarlo? E ci ha lasciato il cerchio. E ci ha lasciato il cerchio dietro, ragazzi. Saluto dalle pizze. Esatto. Bellissimo. Ma no, bello bello il salto. Non ho ancora fatto questo. Perché questi. Così fai doppio. No, faccio speed check. Rifaccio questo. Salto, così salto. Frenate, mi fermo a vedere la velocità per il kick. Esatto. Va bene. Oh, bella Madonna. Oh. Cazzo, è figo, eh. Figo figo. Mega ritmico e veloce. Bellissimo. Quanto è figo, ragazzi, sto trail. Sono veramente gasato. Sono eccitato di provare l'ultimo salto. Sono anche un po' impaurito perché è grossino, eh. 10 metri di salto, anche se ha la rampa bella slavata. È grossino, ma secondo me, avendo tanto tanto atterraggio, non sarà niente di problematico. Partirò dall'atterraggio qua sopra e andrò un po' a sentimento con la frenata. Non mollo tutto perché sennò arrivo nella curva in fondo al fiume. Test del salto finale. Test decisivo. Una settimana di lavoro per questo momento. Arrivo. È bello, cazzo. Madonna. Ragazzi, ha funzionato il trail. Però, aspetta, non l'abbiamo ancora fatto in cima. No. Facciamolo! Cazzo! Cazzarola! Sì che lo facciamo, figa, non vedevo l'ora io di farlo da in cima. Ok, ragazzi, vi presento finalmente completato il Terra Chiarese Trail. Yeah. Oh. 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 Oh shit. Allora, considerazioni finali. Terra Chiarese Trail, ragazzi, dopo 7 giorni di lavoro è finito e ultimato al 100%. Direi che questa volta ci siamo superati di gran lunga rispetto a Bel Bambino Trail. Il saltone qui è figo ed è... Oh.
che era il cane di ieri. Guido del terrachete. Grossino, perché si entra veloce, però la rampa è morbida e veramente è il salto per fare le whip-out. Quindi io direi che se lasciate like e supportate questa serie. Facciamo 20.000 like, perché voglio farlo lo stesso, quindi anche se non c'è ragione lo faccio lo stesso. Facciamo il whip-off in Brianza, ragazzi, ma io voglio sapere da voi più che altro chi dovrei invitare di rider italiani a venire a girare su Terra Chiarese Trail e fare un bel whip-off. Perché vi dico, secondo me tanta gente che sa girare si divertirebbe. L'abbiamo veramente modificato. Vi abbiamo fatto vedere che in una settimana si può costruire un trail da zero, ragazzi. Pala, piccone, rastrello, quattro cagate. E abbiamo fatto anche dei salti abbastanza grossi. Quindi, se non avete a casa vostra dei salti, non lamentatevi, ragazzi. Andate fuori, costruite sti cavolo di salti, di trail e divertitevi in bici. E non rompete il cazzo. No.